Cari figlioli, date una chiarezza in questo fa. Momento in Washington, dopo un lungo... Attenti, di guerra, di Aldemoro, le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello che può fare. L'indemnizzo, anche direi soprattutto, del popolo italiano. Non è la morte, la lei. Nessun modello di automobile è mai stato costruito in 20 milioni di esemplari. Nessuno, tranne la Volkswagen. Il maggiolino diventa il simbolo della rinascita della Germania, del miracolo economico dopo la disfatta della Grande Guerra. Per la prima volta, milioni di tedeschi realizzano un sogno: l'automobile sotto casa. E questo sogno viene da lontano. Berlino, 20 aprile 1938, una ricorrenza importante. Il costruttore Ferdinand Porsche offre al festeggiato un singolare regalo di compleanno, il modello di una Volkswagen. Un omaggio personale per l'uomo che gli ha permesso di realizzare la macchina del popolo tedesco. Adolf Hitler. Quando io penso a Ferdinand Porsche, non posso fare a meno di pensare al costruttore d'auto più importante del XX secolo. Il sogno della Volkswagen, la macchina del popolo, lo ebbe fin dall'inizio e l'ha potuto realizzare solo diventando il costruttore del diavolo. Ferdinand Porsche nasce il 3 settembre del 1875 a Maffersdorf, un villaggio della Boemia. Dimostra la sua passione per la ricerca fin da giovane, quando decide di realizzare un impianto elettrico per la casa di famiglia. Thomas Alva Edison è il suo idolo. Nonostante il divieto del padre, uno stagnino dai modi severi, lavora senza sosta. E nel segreto della cantina otterrà la sua prima vittoria. Poi Alfred Porsche riesce ad andare a Vienna. La capitale austriaca è il posto ideale per chi vuole diventare qualcuno. È l'inizio del XX secolo, l'epoca delle grandi innovazioni tecnologiche. Per le strade circolano le prime automobili. L'officina Lohner è una fabbrica di carrozze con una lunga tradizione, ma Ludwig Lohner, titolare dell'azienda, comprende le potenzialità del nuovo mercato e assume un giovane ingegnere che progetta solo automobili. Il suo nome è Ferdinand Porsche e ciò che sa lo ha imparato da solo. Nessuno possedeva una creatività così originale. Era un ingegnere straordinario, un vero talento, non solo da un punto di vista strettamente tecnico, ma anche per la singolarità e la straordinaria novità dei progetti e delle idee. La prima auto costruita da Ferdinand Porsche è il veicolo più innovativo dell'epoca. Si chiama Lohner Porsche. Costruì un'automobile che funzionava perfettamente. Ovviamente questa nuova avventura, questo gioco per così dire, era molto costoso. Sembra che sia costata 1 milione di fiorini e non abbia prodotto alcun profitto. Una elettromobile, velocità 50 km orari. All'Esposizione Universale di Parigi del 1900 viene premiata con una medaglia d'oro. Con la versione sportiva della sua auto, Porsche vince le prime gare. Durante le esercitazioni militari, le sue spettacolari esibizioni come autista dell'erede al trono
lo fecero finire sui giornali. È così che si è fatto notare ed è diventato famoso. In quegli anni a Vienna vive anche un giovane provinciale, un aspirante pittore che però viene bocciato all'esame di ammissione all'Accademia di Belle Arti. Si chiama Adolf Hitler. Per vivere dipinge cartoline ad acquerello. Hitler era molto più giovane di Porsche. I due avevano personalità opposte. Adolf non aveva grande talento e non sapeva cosa avrebbe fatto da grande, né esprimeva interessi sui quali costruire il proprio futuro. Le sue vere passioni erano l'opera di Vienna e la musica di Wagner. Vienna, 1906. Ferdinand Porsche ha lasciato gli stabilimenti della Lohner. Ora è direttore dell'Austro-Daimler. È padre di due bambini, avuti dalla moglie Luise. Costruisce il motore dell'Etrich Taube, il primo aereo austriaco. Per assistere al volo dimostrativo, una folla immensa si riversa a Wiener Neustadt, una cittadina a 40 km da Vienna. In seguito Hitler ha sempre sostenuto di aver assistito a quell'evento e penso che sia vero, visto che vi partecipò tutta Vienna. Dopo la presentazione, l'imperatore Francesco Giuseppe fa convocare Ferdinand Porsche a corte per un colloquio privato. Quel volo dimostrativo e l'incontro con una tecnologia così all'avanguardia fece nascere in Hitler un'altissima stima verso i tecnici. Hitler non aveva una mentalità scientifica, non ne era capace, né provò mai nemmeno a cimentarsi in queste cose. Era troppo maldestro, anzi potremmo dire goffo, ma aveva ugualmente un'altissima considerazione per i tecnici e un grande fiuto per la gente veramente in gamba. 1914. In Europa divampa la Prima Guerra Mondiale. Sarà una guerra tecnologica. Una sfida avvincente per persone di talento come Porsche, immortalato in queste immagini mentre presenta il suo autotreno da artiglieria. Grazie a questa invenzione metterà le ruote all'esercito del proprio paese. Nel 1916 il Kaiser gli conferisce la croce da ufficiale di Francesco Giuseppe con decorazione di guerra. Sul campo di battaglia uno sconosciuto porta ordini riceve la croce di ferro. È il soldato semplice Adolf Hitler. In futuro si ricorderà delle macchine da guerra create da Ferdinand Porsche. La Grande Guerra è finita. In Europa l'economia riprende a marciare. Ma all'inizio degli anni 20, quanti possono permettersi di acquistare un'auto? Porsche intuisce che i tempi stanno cambiando. La prima utilitaria, talmente semplice da essere alla portata di molti, si chiama Sascha Wagen. È il veicolo precursore della Volkswagen. Ma per l'Austro Daimler commercializzare questa vettura è un rischio troppo alto. Porsche viene licenziato. Oltreoceano, l'industria automobilistica conosce un vero boom. Alla fine degli anni 20, negli Stati Uniti, circolano ben 30 milioni di auto. Un americano su quattro possiede un'autovettura. In Germania, invece, solo un abitante su 140 possiede un'automobile. Guidare è ancora un privilegio riservato ai ricchi. O a giovani ambiziosi che stanno facendo la scalata al successo. Hitler adorava le Mercedes, che nella Germania di quegli anni erano le automobili più eleganti. Quando doveva essere scarcerato dalla prigione di Landsberg, la sua mecenate, Helene Beckstein, moglie del costruttore di pianoforti, volle fare un gesto affettuoso per il suo protetto. Così, il giorno del rilascio, lo mandò a prendere con una grande Mercedes, ovviamente con autista, perché Hitler non sapeva guidare, non aveva nemmeno la patente. Più tardi Hitler dichiarerà che l'automobile è stato uno strumento indispensabile per la conquista del potere. Questo è il paradosso poi più profondo e drammatico dell'hitlerismo, no? Questo che un grande libro ha chiamato il modernismo reazionario. Cioè un processo di modernizzazione radicale camuffato per un presunto ritorno alle origini dell'identità razziale e tedesca, della germanicità. Invece non è fatto vero, cioè c'era il mito del tedesco primigenio e in realtà poi si portava avanti uno sviluppo industriale per poter gareggiare poi con le potenze con cui avrebbe fatto guerra. Hitler sapeva benissimo che doveva fare i conti con l'America e l'America era
il modello industriale da raggiungere e superare. E difatti la guerra l'ha persa perché, come dire, è entrata in guerra l'America. Porsche è diventato direttore tecnico della Mercedes-Benz. Ora vive con la famiglia in una villa a Stoccarda. L'ingegnere coltiva sogni ambiziosi, privilegia la ricerca e la sperimentazione. I dirigenti della Mercedes, al contrario, hanno come unico obiettivo il mercato e le vendite. I conflitti si acuiscono, Porsche viene nuovamente licenziato. Ma non si dà per vinto e apre uno studio di progettazione a Stoccarda. La crisi economica mondiale travolge anche la Germania. Porsche stenta a trovare finanziamenti e commissioni. I suoi pochi collaboratori vengono pagati solamente con vitto e alloggio. Sono anni difficili. Anni scanditi dall'ascesa al potere di Hitler fino alla cancelleria del Reich. È il 30 gennaio 1933. Il Führer non ha una patente di guida, ma è un appassionato di motori. Da anni è favorevole alla motorizzazione di massa e ora ha il potere per realizzarla. Berlino, febbraio 1933, Salone Internazionale dell'Auto. Il discorso di Hitler per la cerimonia di inaugurazione viene trasmesso alla radio. Vorrei ringraziare i numerosi tecnici e costruttori tedeschi il cui genio produce capolavori della creatività umana. È triste che il nostro popolo non conosca quasi mai questi uomini senza nome che sono invece sicuramente degni di essere ricordati. Quello stesso giorno, da Stoccarda, Porsche invia un telegramma di felicitazioni al cancelliere, ricordandogli le potenzialità delle auto da corsa da lui ideate. È con gioia che ravvisiamo nel suo discorso la stessa volontà che anima il nostro operato. Esprimiamo la speranza che il nostro lavoro riceva l'attenzione e il supporto di Sua Eccellenza. Al nuovo regime, Porsche promette grandi successi nelle gare internazionali. L'automobilismo è uno spettacolo di massa. Sul circuito di Nürburgring come a Lavus, a Silverstone come a Indianapolis. Marzo 1933. Hitler riceve il costruttore e gli promette tutto il sostegno necessario per la produzione delle sue auto da corsa. Per la Auto Union, Porsche progetta il Silberpfeil, la freccia d'argento, la prima auto da corsa con motore posteriore. Con i suoi 295 cavalli di potenza, promette al Führer emozioni e successi uguali a quelli del nazionalsocialismo trionfante. Paul Pitsch è il giovane e promettente pilota della scuderia di Porsche. In quegli anni il regime appoggiava con decisione l'industria automobilistica. Auto Union e anche Mercedes ricevettero ingenti finanziamenti per realizzare le loro vetture da corsa. Ovviamente i nazionalsocialisti usarono queste gare per fini puramente propagandistici. Nürburgring, 1934, Gran Premio di Germania. Sulla linea di partenza c'è Hans Stuck, star della Porsche. È un battesimo del fuoco, sia per il pilota che per la sua auto, una vettura dotata di grandi innovazioni. Alla Auto Union avevo avuto qualche perplessità su questa vettura col motore posteriore. Durante la gara a Nürburgring, dopo qualche giro andato molto bene, Porsche venne da me e mi disse: «Allora, qualcosa da ridire? Visto che si può correre anche con il motore posteriore di Porsche?» Hans Stuck ottiene la prima vittoria per la Auto Union. La Mercedes è battuta. Porsche ha dimostrato all'industria rivale di essere il più forte. Costruttore e pilota sanno chi devono ringraziare per il loro successo. Sono particolarmente orgoglioso che il Gran Premio di Germania sia stato coronato da una vittoria tedesca, con un'auto tedesca e un pilota tedesco. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro Führer per tutto il sostegno che ci ha dato. Heil mein Führer! Il mondo dell'automobilismo affascina una gran parte del popolo. E Porsche ha un grande progetto. Vuole dotare ogni tedesco di un'automobile. Creerà una vettura economica con grandi prestazioni tecniche. Descrive i suoi progetti nella relazione per una macchina del popolo tedesco. Poi la invia a Hitler.
Berlino, Hotel Kaiserhof, aprile 1934. Il Führer riceve l'ingegnere nella hall dell'albergo e lo incarica di progettare e realizzare la vettura, mentre Porsche si impegna a presentare il suo prototipo entro un anno. Il prezzo al pubblico dell'auto del popolo è fissato da Hitler stesso, 990 marchi. Conosco bene i termini dell'accordo tra Hitler e Porsche. La relazione parlava della creazione di una vettura destinata al popolo, una vettura a quattro posti che avrebbe raggiunto i 100 km orari, che inizialmente doveva pesare 650 kg e consumare, mi pare, 7 litri di benzina ogni 100 km. I requisiti fondamentali erano questi. Quello che avviene nel garage della villa di Porsche a Stoccarda è coperto dal segreto più assoluto. La nuova auto dovrà diventare un progetto globale dell'industria automobilistica tedesca. Ma per presentare un prototipo completo, l'inventore e la sua piccola squadra di collaboratori dispongono solamente di 10 mesi di tempo. Un altro ostacolo, le rivalità. I grandi manager dell'industria automobilistica tedesca temono la concorrenza di Porsche e tentano in ogni modo di ostacolarne il delicato ed ambizioso progetto. Inviano a Hitler rapporti in cui diffamano Porsche e ne mettono in dubbio le capacità. Un progettista come lui, scrivono, non potrà che creare una vettura inutilizzabile. Ma la Volkswagen, così come la costruzione della rete autostradale, è un progetto della propaganda del regime. Le strade del Führer, ha promesso il dittatore, si riempiranno presto di automobili guidate da tedeschi. Hitler è deciso e non tiene conto del giudizio dei costruttori. Mi rallegro che l'abilità di un brillante progettista e la collaborazione del suo staff siano riusciti a mettere a punto i progetti preliminari per la macchina del popolo tedesco. I primi esemplari potranno essere collaudati a partire dalla metà di quest'anno. In quel momento capirete perché io abbia voluto con incrollabile determinazione che questo progetto andasse avanti fino alla sua conclusione e, aggiungo, signori, fino alla sua felice conclusione. I grandi manager dell'auto hanno recepito il messaggio. Ora assicurano a Porsche i mezzi necessari per portare avanti il suo progetto. Le prime Volkswagen lasciano l'officina, ma i ritardi e i contrattempi non permettono di seguire la tabella di marcia fissata. Per rispettare i termini imposti da Hitler, il costruttore preme sulle ditte fornitrici. Le minaccia di richiedere al Führer di adottare provvedimenti severi nei loro confronti. Porsche non è mai soddisfatto. In ogni occasione pretende il massimo. Per lui tutto può essere sempre migliorato. La sua maggiore dimostrazione di fiducia e soddisfazione è quella di non trovare niente su cui obiettare. Ma nonostante la durezza del carattere, i suoi collaboratori lo adorano. Inverno 1935, il maggiolino compie i primi viaggi di prova. Sul veicolo c'è ancora molto da lavorare e il motore è in fase di sviluppo. Il costruttore viene a sapere da indiscrezioni dell'entourage di Hitler che la situazione sta diventando preoccupante. Ma nonostante tutto, la stella di Porsche continua a brillare, grazie alle sue auto da corsa e grazie al suo pilota migliore, Bernd Rosemeyer, lo Schumacher degli anni 30. Il 1936 è il suo anno migliore, l'anno del trionfo. Per la Germania, Bernd è un mito. Gli autodromi del mondo, i grandi piloti della Mercedes-Benz e della Auto Union occupano posizioni al vertice. Su 17 gare internazionali finora disputate, 15 primi posti e 15 secondi posti sono andati alla Germania, un risultato senza precedenti. Appena potevamo, correvamo al cinema per vedere quei servizi del cinegiornale. Guardavamo i filmati delle corse, i piloti. Bernd Rosemeyer, Eli Beinhorn con la moglie, giovane aviatrice ed esploratrice. Rosemeyer era davvero un personaggio incredibilmente simpatico e affascinante. I nomi di quei mitici piloti seducevano non solo i giovani, ma il pubblico di tutta Europa.
e anche quello americano. Alla Vanderbilt Cup, il momento clou della stagione automobilistica degli Stati Uniti, sono state invitate per la prima volta le frecce d'argento di Porsche. E come sempre, Bernd Rosemeyer sbaraglia tutti i rivali. La propaganda tedesca sottolinea le immagini della bandiera con la svastica che sventola trionfante in terra americana. L'ambasciatore tedesco porge le sue congratulazioni a Ferdinand Porsche. Gennaio 1938, autostrada Francoforte-Darmstadt. A bordo di una vettura ad alta velocità progettata da Porsche, Rosemeyer tenta di battere il record mondiale. L'auto sfiora i 440 km orari quando viene travolta da una raffica di vento. Per il pilota, l'incidente è mortale. I nazisti piangono Rosemeyer come un combattente morto per la grandezza della Germania. Rosemeyer era uno dei miti che l'hitlerismo presentava, soprattutto perché era, come dire, la sintesi di capacità di guida, il Führer guida, metafora molto forte, e anche però la tecnica e l'industria tedesca che riesce a stabilire il record del mondo, quindi ha capacità tecniche superiori a quelle di tutte le altre. Quindi le due cose era la miscela ideale per l'hitlerismo, quindi guidare, essere primi al mondo. E questo, in questo senso qui, un personaggio come Rosemeyer era adattissimo. Poi lo sprezzo del pericolo, l'elemento avanguardista, il fascismo di fondo di questo tipo di prestazione che in sé non ha nessun significato. Luglio 1936. Lontano dai clamori delle prime pagine, due Volkswagen escono dalla villa di Porsche a Stoccarda. La loro meta, l'Obersalzberg. I veicoli dimostrativi per Hitler sono finalmente pronti. Il Führer è entusiasta. In autunno avrà inizio il grande collaudo. Le valutazioni di tipo economico non contano più. Il Führer ha sospeso ogni regola di mercato. La vettura da 990 marchi verrà costruita, costi quel che costi. Hitler vuole un marchio di fabbrica per il nazismo. Porsche fu subito entusiasta di questa straordinaria avventura, perché vedeva un'occasione per dirigere una fabbrica automobilistica e darle un'impostazione tecnica senza dover lottare continuamente con i comitati dei dirigenti d'azienda. A quel punto ormai godeva di agganci politici ad altissimo livello e così si dedicò con fanatismo assoluto a questo incarico. Ora Ferdinand Porsche è uno dei grandi manager di Hitler. Sarà lui a costruire le auto del Reich. Non ho alcun dubbio che il genio del costruttore designato riuscirà a portare il prezzo d'acquisto di questa vettura ad un livello accettabile anche per il reddito della grande massa del nostro popolo, come sono già riusciti a fare in America in modo estremamente brillante. Per il Führer, gli Stati Uniti sono un modello da imitare, almeno in campo automobilistico. Per due volte Porsche si reca oltreoceano per capire i segreti dell'industria americana. L'America colpisce profondamente l'ingegnere tedesco. Sul suo diario annota le impressioni su New York. Girando per la prima volta per le strade di New York, che somigliano a gole di montagna e non sono pulite quanto quelle di Stoccarda, si è colpiti soprattutto dalle persone. Penso che qui convivano, fuse in un grande amalgama, tutte le razze della terra. Siamo andati in automobile fino a Long Island. La prima cosa che mi ha colpito è il comportamento cavalleresco che hanno le persone nel traffico. A New York, il 45% dei possessori di patente di guida è di sesso femminile. Bisogna rassegnarsi. Qui i lavoratori vivono molto bene, a patto che non restino troppo tempo senza lavoro.
Alla Ford, il 95% dei lavoratori possiede un'auto, una Ford. Detroit, River Rouge, la più grande fabbrica di automobili del mondo. 75.000 lavoratori costruiscono 2.000 auto al giorno. Porsche annota. I lavoratori non sembrano molto stressati. Qui non c'è traccia della tipica frenesia americana. Visitare l'interno dello stabilimento Ford è uno spettacolo che apre il cuore. Un europeo che viene negli Stati Uniti potrebbe accontentarsi di vedere questa fabbrica. Qui può rendersi conto di come devono essere fatte le cose. Un modello in pietra e acciaio, un simbolo del nostro tempo. All'inizio del 1930, Henry Ford, il magnate dell'automobile, nutre ancora una sincera ammirazione per Hitler. Riceve il progettista di Stoccarda. A Porsche viene concesso di far tornare in Germania 20 ingegneri specializzati di origine tedesca. Diventeranno la spina dorsale del progetto Volkswagen. Il nazionalismo tedesco e il pragmatismo americano, una miscela di successo. Lungo il canale Reno-Elba, a Fallersleben, sorge il più grande stabilimento della Germania. Secondo i progettisti, questa zona è al sicuro dagli attacchi delle squadriglie di bombardieri nemici. È Porsche in persona ad ispezionare il cantiere appena avviato. Adesso il capo è lui. Lo stabilimento viene costruito dal fronte del lavoro tedesco, la manodopera forzata di Hitler. Il finanziamento, invece, proviene da denaro rubato. È risaputo che i soldi furono confiscati illegittimamente nel 1933. Si può decidere di usare o meno il termine furto per quell'esproprio sistematico dei beni della sinistra e dei sindacati tedeschi, ma la sostanza dei fatti non cambia di molto. La fabbrica modello del Terzo Reich viene realizzata con i fondi sottratti alle casse per gli scioperi e ai proventi della vendita degli immobili dei sindacati. Ogni anno da questo stabilimento dovranno uscire 500.000 auto per il popolo tedesco. Nel suo diario Goebbels scrive: stiamo creando una grande cosa che farà felice il Führer. 26 maggio 1938. Hitler posa la prima pietra dello stabilimento di Fallersleben. Per la prima volta, 50.000 persone possono ammirare la Volkswagen. Con la posa della prima pietra, inauguro uno stabilimento che sono convinto diventerà un simbolo del grande popolo nazionalsocialista. Porsche ha raggiunto il suo traguardo. Siede con il Führer sul sedile posteriore della macchina del popolo. Ora è il responsabile della fabbrica dei sogni di Hitler. Ad un tratto arriva questo mago che offre al popolo un nuovo sogno e in breve tempo glielo presenta sotto forma di lamiera. Con i soldi dei tedeschi, Ferdinand Porsche si fa costruire uno stabilimento con tutti i crismi dell'affidabilità. E poi, agli occhi della grande massa, il signor Porsche, con le sue vittorie nelle gare automobilistiche, era la garanzia di qualcosa di buono. Porsche non trascura nulla. 60 uomini delle SS vengono ingaggiati come piloti collaudatori. Nell'arco di 6 mesi vengono percorsi quasi 2,5 milioni di chilometri, un test che ha una durata senza precedenti. Il perfezionismo di Porsche garantisce un successo che il regime nazista intende esaltare in tutti i modi. Mio Führer, camerati e camerate. 1938, congresso del Partito Nazionalsocialista. Hitler rende omaggio al suo inventore. Il Führer assegna il premio nazionale del Reich al costruttore dottor Ferdinand Porsche. Hitler stravedeva per Porsche. Lo considerava un costruttore geniale e nessuno sarebbe mai riuscito a convincerlo del contrario. Possiamo parlare di un rapporto fra due uomini che avevano i tratti della personalità chiaramente maniacali. La protezione del Führer assicura a Porsche la possibilità di realizzare piani grandiosi. La città dell'auto, creata per l'organizzazione Kraft durch Freude, forza attraverso la gioia, deve diventare un insediamento nazionalsocialista modello. Un organismo del dopolavoro fatto a misura di automobile.
La città dell'auto è costruita con manodopera italiana, visto che gli operai edili tedeschi sono tutti impegnati sul Vallo Occidentale, dove si prepara la guerra. Convogli pubblicitari girano in tutto il Reich per trovare operai per lo stabilimento. Nel 1939 Ernst Schlimper si trasferisce a Wolfsburg con la famiglia. La cosa che mi piacque di più fu il bagno. C'era la toilette con lo sciacquone, una vasca da bagno fissa, un grande scaldabagno. Era davvero bello. Poi c'era la cucina economica, il Kombiherd. A noi quel nome non diceva niente, ma era alimentata metà a carbone e metà a energia elettrica. L'alimentazione veniva tutta dalla centrale elettrica dello stabilimento Volkswagen. Una cosa fantastica. Settembre 1938. I capannoni di Fallersleben diventano un cantiere. Gli operai dello stabilimento Volkswagen non sanno che un anno prima dell'inizio della guerra, Porsche e il Ministero dell'Aeronautica hanno fatto un accordo. In caso di conflitto, la fabbrica costruirà aerei militari. Porsche diventa direttore dell'economia di guerra. La macchina della propaganda nazista, invece, continua a preparare il popolo tedesco all'avvento dell'era dell'automobile. La Volkswagen adesso si chiama KdF Wagen, l'auto dell'organizzazione Forza attraverso la gioia, uno status symbol del regime. Viene creato uno slogan: se un'auto tutta tua vuoi guidare, 5 marchi la settimana devi risparmiare. Settembre 1939. I funzionari del sindacato unico nazionalsocialista ricevono le adesioni di quasi 300.000 risparmiatori. Il movimento clandestino dei socialdemocratici segnala la nascita di una psicosi dell'auto. 6 gruppi dell'organizzazione KdF Forza attraverso la gioia sono giunti in visita a Berlino. Operai e impiegati, in particolare i titolari di tessere di risparmio, hanno potuto ispezionare la macchina del popolo. L'esito dell'esame è stato eccellente. Lo straordinario prodotto dello stabilimento Volkswagen è stato elogiato ovunque. Robert Hartmann è stato uno dei primi apprendisti nello stabilimento Volkswagen. Tutti i colleghi con cui lavoravo erano d'accordo. Già all'epoca il maggiolino era disponibile in diversi modelli, proprio come oggi, con accessori, migliori finiture. Ma ognuno di noi si sarebbe accontentato del modello di base. Sarebbe bastato quello a renderci felici. Il prossimo anno le nostre macchine del popolo correranno sulle autostrade con a bordo i loro gioiosi passeggeri. Secondo la volontà del Führer, la KdF Wagen è ormai al servizio della felicità dei tedeschi. Il modello era molto ingegnoso. C'era un libretto al portatore, in qualche modo. Il lavoratore tedesco versava 5 Reichsmark a settimana fino a raggiungere in 4 anni la cifra stabilita, che doveva essere un po' sotto i 1000 Reichsmark, i marchi del Reich, e un po' più di 900, insomma, tra 900 e 1000. A tre quarti del pagamento otteneva una sorta di buono che indicava a che punto della lista di attesa era. Quando avesse pagato l'ultima rata, avrebbe ricevuto la macchina. E qui c'è il grande inganno, perché la macchina, i primi esemplari furono prodotti nel 38-39. Uno dei primi andò come regalo di Hitler ad Eva Braun. E salvo che il primo settembre del 39 iniziò la guerra. Quindi praticamente nessuno di quelli che si erano prenotati, ed erano qualche decina di migliaia che si erano prenotati per avere la macchina, ottenne nulla. Mentre il Reich aveva già capitalizzato i risparmi dei tedeschi per investirli in armamenti di cui la stessa Volkswagen subito dopo il settembre del 39 in maniera massiccia, ma già prima in preparazione della guerra, contribuì a produrre in maniera specifica carri armati e anfibi. Primo settembre 1939, la Germania aggredisce la Polonia.
è la guerra. Sulle strade i carri armati nazisti prendono il posto delle macchine del popolo. Dallo stabilimento di Wolfsburg non è uscita ancora una sola auto KDF. Il gigantesco impianto di Porsche è un'opera incompiuta. Mancano macchinari, materie prime, lavoratori. I primi oggetti costruiti in quella fabbrica gigantesca erano destinati agli armamenti, casse di legno per i serbatoi ausiliari degli aerei, prodotti ridicoli che non avevano nulla a che fare con quell'impianto. A Wolfsburg montavamo stufe per il fronte orientale, nulla che potesse essere classificato come armamento. Il Kübelwagen, una vettura sperimentale. È la versione militare della Volkswagen, ideata da Porsche anni prima dello scoppio della guerra. Alle porte di Mosca i radiatori dei veicoli della Wehrmacht gelano. Solo allora i generali riconoscono i vantaggi del motore raffreddato ad aria. Nel terzo anno di guerra ha inizio la produzione di massa. Durante tutto il conflitto Porsche mantiene il monopolio della produzione di autovetture. Hitler è entusiasta anche di questo nuovo veicolo Volkswagen. Il Kübelwagen diventa un punto di forza delle truppe di Hitler. In tre anni di guerra ne vengono costruiti 50.000 esemplari. Uno sforzo produttivo che verrà cancellato quando, nel dopoguerra, gli stabilimenti metteranno in pista autovetture a ritmi impensabili. Cancelleria del Reich. Hitler onora il suo manager degli armamenti. Vengono nominati pionieri del lavoro il professor Ernst Heinkel, ideatore dell'Heinkel, un velivolo che si è distinto in molte circostanze, e il professor Ferdinand Porsche, costruttore della Volkswagen, il veicolo che ha saputo resistere al gelo dell'Est come alla fornace africana. Anche Heinrich Himmler è un acceso sostenitore di Porsche. Il Reichsführer delle SS punta sullo Schwimmwagen, la versione anfibia della Volkswagen, favorendone lo sviluppo con sovvenzioni e manodopera. Il reparto delle Waffen SS ottiene da Porsche 4.000 veicoli a condizioni di favore. Himmler nomina Porsche Oberführer delle SS. Colpisce il fatto che in tutte le foto, durante gli anni del regime hitleriano, Porsche compaia immancabilmente in abiti civili, preferibilmente con le mani in tasca e con il cappello in testa. La politica non lo interessava molto, ma era sicuramente un fanatico per quanto riguardava il suo prodotto. Ma è possibile e lecito separare la produzione industriale di Porsche dal suo coinvolgimento nella politica nazista e nella guerra di Hitler? Un esempio. In pieno conflitto, Porsche progetta la costruzione di una fonderia di alluminio. Il manager ha bisogno di forza lavoro. Si rivolge a Hitler. Autorizzo la richiesta del professor dottor Porsche di affidare il completamento, il potenziamento e l'attività di questa fonderia al Reichsführer delle SS, il quale recluterà la manodopera necessaria presso i campi di concentramento. Dopo il completamento di questi capannoni, i 3.000 lavoratori ebrei prelevati dai campi di concentramento vengono rimandati nei lager della morte. Ma ne arrivano altri, questa volta dal fronte orientale, lavoratori forzati. Li chiamano forestieri e in breve tempo rappresenteranno i 2/3 del personale della Volkswagen. Vittime della caccia all'uomo di Himmler, reclutati con violenza, alcuni prelevati direttamente sul posto di lavoro e rinchiusi in carri ferroviari. Li attendono giornate lavorative di 11 ore, percosse, maltrattamenti, punizioni arbitrarie. Posso dirle che ci davano anche dei soldi. In un mese di lavoro guadagnavo abbastanza da comprare un paio di chili di pane. Ci permettevano di portare il pane nel lager e io lo consumavo con molta parsimonia. Quello era il mio stipendio. 2 chili di pane per un mese di lavoro. Porsche è a conoscenza di questo orrore. Una volta lamenterà con Hitler la morte di un gruppo di lavoratori del suo stabilimento. Erano prigionieri di guerra sovietici, stremati dalla fame. Ma il trattamento resta disumano. In quanto alle razioni che passavano alla Volkswagen, posso dire che i polacchi ricevevano da mangiare meno rispetto agli olandesi. Penso che le razioni di cibo più abbondanti toccassero agli olandesi.
Il trattamento ricevuto variava in base a nazionalità e razza. Questo basta a dimostrare la mentalità bestiale che era riuscita a sviluppare quel regime. Estate 1943, concerto della domenica. Immagini propagandistiche del fotografo della fabbrica. Servono a nascondere il terrore seminato nello stabilimento di Wolfsburg dalle guardie della vigilanza e dalle SS. I prigionieri sono costantemente sorvegliati, eppure nei lager nascono storie d'amore. Un mio collega viveva con una polacca come se fossero marito e moglie. Volevano sposarsi, ma era vietato. Durante la guerra i polacchi non potevano contrarre alcun vincolo coniugale. Ebbero anche un figlio. Rouen, un vecchio terrapieno della ferrovia, un ponte diroccato, qualche cippo di confine. È tutto quello che resta del lager per bambini della Volkswagen. Qui venivano al mondo i figli delle lavoratrici forzate. Subito dopo il parto le madri dovevano tornare in fabbrica e lasciare lì i bambini, denutriti, senza assistenza sanitaria, in baracche infestate da parassiti. Erano così contenti di aver avuto un bambino che ogni domenica andavano a Rouen per vederlo. Rouen si trovava vicino a Wolfsburg e tutti e due andavano a trovare il loro piccolo. Erano così felici di quel bambino. Era la loro ragione di vita. Avrà avuto 5 mesi quando il mio collega tornò da Rouen, distrutto, sconvolto. Il nostro Julek non è più vivo. Quasi nessuno dei bambini di Rouen è sopravvissuto. Cristina è morta a 2 mesi. Danasha ha 5 anni. Therese ha 7 mesi. Abel ha 2 mesi. Porsche esige dai responsabili del campo di Rouen una spiegazione per quelle morti. Probabilmente chiede anche che vengano presi i provvedimenti, ma non cambierà nulla. Il manager di Hitler continua a progettare. Ora vuole costruire carri armati. A dicembre del 1939 progetta un Leopard. Ha inizio l'operazione Barbarossa, l'attacco all'Unione Sovietica. Ora Ferdinand Porsche è nominato capo della commissione Panzer. Hitler invia Porsche al fronte. Hans Baur, il pilota personale del Führer, ha l'incarico di accompagnare il progettista. Sembra che Hitler abbia dichiarato: di generali ne ho abbastanza, uno può anche precipitare. Di Porsche ne ho uno solo. Porsche è affascinato da un T-34 russo catturato dai nazisti. Vuole costruirne uno uguale. Ma la decisione spetta al Führer. Di fronte ai suoi generali, Hitler esalta Porsche come il più grande genio della tecnica che abbiamo oggi in Germania. Anche la propaganda bellica si serve di Porsche. Il Führer compie una visita speciale. Davanti a lui il professor Porsche, che ha realizzato un nuovo modello di carro armato. È così che il Führer vigila sullo sviluppo e la realizzazione di tutte le armi della Wehrmacht. C'è al contrario un gerarca nazista che non ha molta stima di Porsche. È Albert Speer, il ministro per gli armamenti di Hitler. I due non si sopportano e si contendono il favore del dittatore. Un'occasione particolarmente prestigiosa mette i due rivali l'uno di fronte all'altro. È la presentazione al Führer di 2 prototipi per il carro armato pesante Tiger. Il favorito di Speer è il modello della Henschel, una struttura solida, a trazione convenzionale. Speer lo prova di persona e manifesta la sua soddisfazione. Il progetto di Porsche, al contrario, è pieno di innovazioni tecniche. Hitler sembra preferirlo, ma alla fine il prototipo mostra inconvenienti notevoli. Per la prima volta, Porsche esce sconfitto. Il suo Tiger viene convertito in semovente leggero, il Ferdinand. Ulrich Goider è stato il tecnico responsabile del Ferdinand. Ero molto orgoglioso di quel carro.
Era un Panzer magnifico. Andava bene. Feci dei percorsi di prova e ogni tanto veniva con me anche il dottor Porsche. Ricordo che mi gridava: che gliene pare del Panzer? E io: è perfetto, cammina bene, lo potrebbe guidare anche un bambino. Porsche ha un ruolo decisivo, tanto perché in qualche modo è come per Speer, come l'architetto Speer, piace molto a Hitler, e a differenza di quello che sostengono molti altri ingegneri, condivideva con Hitler l'idea di un carro armato pesantissimo, voleva un carro armato da 100 tonnellate addirittura, mentre invece sia Speer che altri ingegneri puntavano ad un carro armato più leggero ma molto più veloce e molto più mobile. C'è uno scontro tra due modelli. E Speer disegna, pensa questo carro armato che piace molto a Hitler, che per motivi di sicurezza, pesava 100 tonnellate, venne chiamato Maus, topolino, topo, in modo tale che non si capisse che ci si riferiva a questo carro armato. Kursk, giugno 1943. Sta per scattare l'operazione Cittadella. Hitler ha rinviato l'offensiva di settimane in attesa che il Ferdinand, il carro progettato da Porsche, arrivi al fronte. Ma il Panzer si rivela un flop. Nella mia compagnia, il reparto 654, due terzi di quei carri andarono perduti, tutti colpiti dal fuoco d'artiglieria. Adesso Hitler esige da Porsche un'arma portentosa su cingoli. Nome in codice Maus, topo. Ma per il momento la fortezza cingolata ha ancora le dimensioni di un modellino. Siamo sicuramente in grado di costruire un Panzer di questo tipo, mio Führer. Porsche esaudisce ancora una volta i desideri del dittatore nazista. Heinrich Schröder era presente al collaudo. Quando ho visto per la prima volta il Maus, sono rimasto sbalordito. Mi dicevo: no, non può essere. Se avesse sentito quel motore, avrebbe pensato a un terremoto. Faceva un frastuono incredibile, un fragore assordante. Il terreno vibrava tutto. Una cosa davvero inimmaginabile. Porsche ha curato ogni minimo particolare. Ma al momento del trasporto ci si accorge che il più grande carro armato di tutti i tempi non passa attraverso le gallerie. Il Maus non verrà utilizzato in nessuna operazione al fronte. Quel progetto rivelava in pieno il carattere di Porsche. Il Maus, con le sue 150 tonnellate di peso, era una vera e propria nave da guerra che doveva spostarsi attraverso i campi di battaglia. Ne furono costruiti due prototipi, ma secondo il parere di molti, fu allora che il suo genio cominciò a sfuggire al controllo. Alla fine del 1943 Porsche viene sollevato dall'incarico di direttore della commissione Panzer. Potrebbe uscire di scena, ha quasi 70 anni e la catastrofe per le sorti della guerra comincia a delinearsi, ma Porsche non vuole arrendersi. Il rifugio Porsche, una costruzione a pochi minuti dallo stabilimento Volkswagen. I dirigenti si riuniscono qui una volta alla settimana. Porsche vuole sfruttare al massimo il suo stabilimento, ad ogni costo. La Volkswagen deve potenziare i suoi impianti ed essere competitiva quando verrà la vittoria finale. La squadra di Porsche ha già in cantiere un nuovo progetto. È il razzo V1, una nuova arma di rappresaglia. Non è stata ideata da Porsche, ma sarà lui a produrla. Per lo stabilimento Volkswagen è una commessa importante. Con questa bomba volante, il vecchio progettista è convinto di poter aiutare il suo Führer a conquistare la vittoria. Non ha più il senso della realtà. Probabilmente anche Porsche era fra coloro i quali non dubitarono mai del fatto che bisognava resistere fino alla fine. Non si rendevano assolutamente conto che quella era un'impresa disperata. Tiercelet, Lorena. Porsche consiglia che l'arma segreta venga costruita in queste gallerie prima che il nemico distrugga l'impianto di Fallersleben.
serve urgentemente manodopera. Ma Porsche ha pronta una soluzione. Si rivolge personalmente al capo delle SS, Heinrich Himmler. 7 marzo 1944. Colloquio al Ministero dell'Aeronautica. La riunione è presieduta dal Feldmaresciallo Milch. Tutti gli interventi vengono messi a verbale, anche quelli di Porsche. Intendiamo riempire la galleria di detenuti dei campi. Ce ne sono stati accordati 3.500 per l'allestimento e la produzione. Per il potenziamento me ne verranno forniti altri dal Reichsführer delle SS. Verranno prelevati da Auschwitz, la fabbrica della morte. Estate 1944. A Tiersele arrivano gli ebrei provenienti dall'Ungheria. Sono le ultime vittime della follia di Hitler. Anche Arthur Schmiele è coinvolto nell'operazione. Mio padre era direttore dello stabilimento Volkswagen. Nel maggio del 1944, per ordine di Porsche, dovete andare ad Auschwitz a reclutare gli ebrei arrivati nel campo di concentramento. Servivano come lavoratori forzati nello stabilimento. Una volta arrivato, li fece mettere in fila e li sottopose a dei piccoli esami. Ad esempio, faceva eseguire semplici esercizi di matematica, oppure domandava se sapessero usare il regolo calcolatore o cose del genere. Chi rispondeva correttamente e dimostrava di avere qualche cognizione di tecnica e costruzioni, veniva preso. Gli altri, quelli che venivano scartati, finivano nelle camere a gas. Quasi tutti gli 800 specialisti ingaggiati per la produzione del V1 sono sopravvissuti alla guerra. L'arma, la cui produzione ha salvato loro la vita, colpirà migliaia di volte il suolo d'Inghilterra. Decine di migliaia di persone troveranno la morte fra le macerie. Porsche, un genio innocente che voleva soltanto realizzare le proprie idee, un tecnico estraneo alla politica, eppure ha offerto la sua collaborazione al Führer, ha cercato la sua benevolenza. Era sicuramente vicino al potere. Se poi un personaggio così vicino al potere abbia deciso di ignorare la realtà dei crimini di guerra del Terzo Reich e la realtà della situazione militare, quello è un altro discorso. E da questo punto di vista è inutile porsi domande. O sapeva tutto o non sapeva niente. Estate del 1944. Due terzi dello stabilimento Volkswagen vengono distrutti dai bombardamenti alleati. Porsche si dimette. Si ritira in Austria, in un suo mondo incontaminato, dove continua a disegnare come se nulla fosse successo. Maggio 1945. La guerra in Europa è finita. Porsche viene tenuto prigioniero per quasi 2 anni dalle forze d'occupazione francesi. Non comparirà mai davanti a un tribunale. Non pronuncerà mai una parola di pentimento. La presa di coscienza della colpa tedesca avvenne molto dopo. Avvenne a metà degli anni 60 col primo processo di Francoforte contro gli aguzzini di Auschwitz, e poi venne con 66-67 con i movimenti studenteschi che posero per la prima volta la domanda, l'altra generazione, alla generazione precedente: qual è stata la tua colpa, il tuo ruolo nel regime? E lì allora la Germania cominciò un lungo cammino di autocoscienza collettiva che portò ad essere la nazione che oggi ha fatto più al mondo i conti col proprio passato. Nel caso di Porsche ovviamente c'era la consapevolezza certamente di una responsabilità, ma in fondo di aver servito il proprio paese, di essere stato un industriale e di aver fatto quello che avrebbe fatto Porsche se fosse stato in America, cioè produrre macchine, salvo che poi queste macchine non vennero mai prodotte, ma vennero prodotti i carri armati e i mezzi d'assalto. Stabilimenti di Wolfsburg. Subito dopo la fine della guerra, gli inglesi avviano la produzione del maggiolino. Servono vetture di servizio per le forze d'occupazione. Poi anche i tedeschi potranno comprare di nuovo le automobili di Porsche.
Dalla fabbrica esce il maggiolino numero 50.000, ma il suo progettista non viene invitato. Un anno dopo la cifra è raddoppiata, ma Porsche non c'è. 5 agosto 1955, produzione record, 1 milione di esemplari. Porsche non può assistere al trionfo della sua Volkswagen. Sono passati 10 anni dalla fine della guerra e il progettista di Hitler vive fuori dalla Germania. Continua a costruire auto da corsa. Questo modello speciale di Volkswagen veniva realizzato già prima della guerra. Ora rappresenta l'inizio di una nuova storia che porta ancora il suo nome. La 356 segna una nuova fase del successo della Porsche. Ora l'azienda è guidata dal figlio di Ferdinand, Ferri. Ultime immagini di un mito. Ferdinand Porsche muore il 30 gennaio 1951, a 76 anni. La prima auto costruita da Ferdinand Porsche è il veicolo più innovativo dell'epoca. Si chiama Lohner Porsche. Costruì una automobile che funzionava perfettamente. Ovviamente questa nuova avventura, questo gioco per così dire, era molto costoso. Sembra che sia costata 1 milione di fiorini e non abbia prodotto alcun profitto. Una elettromobile, velocità 50 km orari. All'esposizione universale di Parigi del 1900 viene premiata con una medaglia d'oro. Con la versione sportiva della sua auto, Porsche vince le prime gare. Durante le esercitazioni militari, le sue spettacolari esibizioni come autista dell'erede al trono lo fecero finire sui giornali. È così che si è fatto notare ed è diventato famoso. In quegli anni a Vienna vive anche un giovane provinciale, un aspirante pittore che però viene bocciato all'esame di ammissione all'Accademia di Belle Arti. Si chiama Adolf Hitler. Per vivere dipinge cartoline ad acquerello. Hitler era molto più giovane di... Ferdinand Porsche nasce il 3 settembre del 1875 a Maffersdorf, un villaggio della Boemia. Dimostra la sua passione per la ricerca fin da giovane, quando decide di realizzare un impianto elettrico per la casa di famiglia. Thomas Alva Edison è il suo idolo. Nonostante il divieto del padre, uno stagnino dai modi severi, lavora senza sosta. E nel segreto della cantina otterrà la sua prima vittoria. Poi Alfred Porsche riesce ad andare a Vienna. La capitale austriaca è il posto ideale per chi vuole diventare qualcuno. È l'inizio del XX secolo, l'epoca delle grandi innovazioni tecnologiche. Per le strade circolano le prime automobili. L'officina Lohner è una fabbrica di carrozze con una lunga tradizione, ma Ludwig Lohner, titolare dell'azienda, comprende le potenzialità del nuovo mercato e assume un giovane ingegnere che progetta solo automobili. Il suo nome è Ferdinand Porsche e ciò che sa lo ha imparato da solo. Nessuno possedeva una creatività così originale. Era un ingegnere straordinario, un vero talento, non solo da un punto di vista strettamente tecnico, ma anche per la singolarità e la straordinaria novità dei progetti e delle idee. Il costruttore Ferdinand Porsche offre al festeggiato un singolare regalo di compleanno, il modello di una Volkswagen. Un omaggio personale per l'uomo che gli ha permesso di realizzare la macchina del popolo tedesco. Adolf Hitler. Quando io penso a Ferdinand Porsche, non posso fare a meno di pensare
al costruttore d'auto più importante del XX secolo. Il sogno della Volkswagen, la macchina del popolo, lo ebbe fin dall'inizio e l'ha potuto realizzare solo diventando il costruttore del diavolo. Cari figlioli, date la carezza ai nostri padri. Momento in Washington, dopo un lungo... Attenti, di terra, di Aldonoro, le porte che sono destinate. Il potere, questo potere è solo quello che... anche direi e soprattutto del popolo italiano. I have a love and Ali. I still have a dream. I have a dream. Nessun modello di automobile è mai stato costruito in 20 milioni di esemplari. Nessuno, tranne la Volkswagen. Il maggiolino diventa il simbolo della rinascita della Germania, del miracolo economico dopo la disfatta della Grande Guerra. Per la prima volta, milioni di tedeschi realizzano un sogno, l'automobile sotto casa. E questo sogno viene da lontano. Berlino, 20 aprile 1938, una ricorrenza importante. Porsche. I due avevano personalità opposte. Adolf non aveva grande talento e non sapeva cosa avrebbe fatto da grande, né esprimeva interessi sui quali costruire il proprio futuro. Le sue vere passioni erano l'opera di Vienna e la musica di Wagner. Vienna, 1906. Ferdinand Porsche ha lasciato gli stabilimenti della Lohner, ora è direttore dell'Austro-Daimler. È padre di due bambini, avuti dalla moglie Luise. Costruisce il motore dell'Ettrick Taube, il primo aereo austriaco. Per assistere al volo dimostrativo, una folla immensa si riversa a Wiener Neustadt, una cittadina a 40 km da Vienna. In seguito Hitler ha sempre sostenuto di aver assistito a quell'evento e penso che sia vero, visto che vi partecipò tutta Vienna. Dopo la presentazione, l'imperatore Francesco Giuseppe fa convocare Ferdinand Porsche a corte per un colloquio privato. Quel volo dimostrativo e l'incontro con una tecnologia così all'avanguardia fece nascere in Hitler un'altissima stima verso i tecnici. Hitler non aveva una mentalità scientifica, non ne era capace, né provò mai nemmeno a cimentarsi in queste cose. Era troppo maldestro, anzi potremmo dire goffo, ma...